Un investimento di 350.000 euro per la riqualificazione del verde urbano in Corso Vittorio Emanuele. L'amministrazione comunale di Pescara ha presentato il progetto esecutivo che da lunedì prossimo vedrà come primo atto il taglio dei lecci che costeggiano la carreggiata del principale corso cittadino. Si tratta di alberi compromessi e potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. Poi a settembre via alla piantumazione dei nuovi alberi che, come sottolinea il sindaco Carlo Masci, andranno a rivitalizzare il verde cittadino. Noi l'avevamo detto in campagna elettorale, ci stanno alcune vie fondamentali per la nostra città come Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto, sono il biglietto da visita di Pescara che si trovano in condizioni vergognose da diversi anni con i lecci totalmente secchi, c'è tutta una situazione ammalorata che doveva essere necessariamente recuperata. Quindi abbiamo trovato le risorse, abbiamo fatto il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la ripiantumazione degli alberi su Corso Vittorio Emanuele e oggi partiamo con i lavori perché nei prossimi giorni la ditta che ha vinto l'appalto effettuerà l'eradicazione delle piante, quindi eliminerà le piante da Corso Vittorio Emanuele, quelle piante che sono totalmente secche. E poi a settembre, con la stagione della piantumazione, ripianteremo le piante su Corso Vittorio Emanuele, piante che saranno piantumate in modo tale da far vedere anche il cambio delle stagioni, una nuova Corso Vittorio Emanuele, quello volevamo e lo facciamo anche in tempi abbastanza brevi. Ci sarà l'interdizione al traffico anche pedonale in questi giorni di lavoro? Non credo, si lavorerà senza creare problemi alla viabilità, d'altronde si lavora sul marciapiede con l'eliminazione delle piante. Avete fatto un tavolo tecnico con le associazioni di categoria che tutelano l'ambiente per questo. Abbiamo messo a conoscenza tutti di questo lavoro e riteniamo che l'amministrazione comunale voglia riqualificare quell'area perché ci teniamo in modo particolare in quanto quelle piante ormai purtroppo sono morte tutte.